Shopify. Semper Fi. La scorsa live è stata bellissima e io voglio continuare a stupirvi anche in questo. Siamo nel 4.0 e si esalta il contenuto al meglio delle opportunità e degli strumenti che oggi ho a mia disposizione, compresa la mia mente, esperienza e cuore. Quindi, ormai ci siamo. Ultima spiaggia. Siamo nel mondo onirico. Quale sarà il capitolo di oggi? Cosa succederà? Si parlerà in Omori di Omori, Basil, Aubrey, Kel, Hiro. Si parlerà di loro? O della cassiera della pasticceria? Ho usato un tono sbagliato. Welcome back. Scusate, mi è scappato. Allora, questa volta preferisci tenere o togliere la chat? Ah, credo di poter cominciare a tenerla. Per ora la tengo. Per ora la tengo. Del fidanzato della cassiera, esatto. Scusate, era il volume delle registrazioni di YouTube. Allora, fatemi sapere se i volumi sono ok. Sì, sì, all'isgherro. Oddio. Foreclose, non ho... Sono arrivato in ritardo da una visita medica. Avrò ancora l'italiano o si spacca tutto? Perché non l'ho aggiornato. Oggi mi hanno mandato il nuovo aggiornamento della patch di localizzazione. Va bene? Cioè, regge per una live o devo installarla di corsa, saltare tutto, correre ai ripari e piangere? Ok, perfetto. Perfetto. Ok. Molto bene. Allora. Sì, signore. Affermativo. Ho capito. Ai suoi ordini. Cristallino. Passo e chiudo. Per oggi ho finito di far finta di parlare al telefono. Oh, è una battuta! Cosa fa un televisore sul fondo dell'oceano? Va in onda. Sempre il Romix 2016. Ah, amico, bella battuta. Proprio una splendida battuta. Succo di cereale, non è per bambini.
Colto. La piscina in costruzione. Hey, Giorgi. Voi ragazzi siete qui in vacanza o fate parte dello staff? Con tutte queste costruzioni in corso potrebbero almeno investire in alcuni uniformi. Ma è bellissimo, sembra una madre in spiaggia. Oh, Hayes. È così bello potersi finalmente prendere una pausa. Anche voi venite dalla città? Sembrate proprio ragazzi di città. Il cibo qui è buono, ma le fogne sono orribili, dico bene. Ma io pensavo che fosse un'animazione al massimo con il picnic. Tutte O, sono tutte O. Fa abbastanza paura, in effetti, quando ti rendi conto che è gigantesca. Oh. Oh. Oh, wow, delle caramelle nutrienti. Festa fantasma infestata. Occi d'erbolina, che tempismo impeccabile. Purtroppo mi trovo in una situazione assai ardua. Ok. Ho inviato delle epistole ai miei ospiti per partecipare a questa elegante e sontuosa festa. Ok. Ma al momento non si è presentato nessuno. Ingrati ignavi. Mi piace il linguaggio. Ma vedi tu questi scellerati. Ah, aspetta. Ma nelle epistole che ho spedito non ho inserito le indicazioni stradali per arrivare qui. Giovanotti, potreste cercare i miei commensali e recapitargli questi inviti? Da buon gentiluomo quale sono, i festeggiamenti non partiranno finché non ci saranno tutti. Ricompenserò i vostri sforzi. Farò la mia. Tante grazie. Eccovi le mappe. C'era l'accate con il mio personale stemma. Sei mappe paurose? Ma non so chi sono. Ah, yeah. Thank you.
Ok, abbiamo avuto il nostro momento. Ehi, vi è dato schizzare in piscina, ok? E chissà chi sono gli invitati, saranno tutti fantasmi, penso. Jack Whitpool, welcome back per il 66esimo mese. Ornitorinco venezuelano, anche a te, vicino al Semper Fi. Già. Tenshi del Vento, Mikadini, Lanzutech, Drakshan, Fuyu. Utilizzo zero. Welcome to the Covenant. Grazie di cuore. Ma salve, stimati clienti. Benvenuti al mio negozio. Comprate pure qualcosa. Vende anche latte scaduto. Un casino chiamato Ultima Spiaggia è macabro. Fermati lì! Il signor Josum non ti vuole più rivedere. Ma non lo conosco io. Ed è arrabbiato. Ma in teoria siamo fortissimi, dai. Come mai è già in estasi, Omori? Che sta giocando alle slot machine? Ha vinto 18 vongole! $900 e 400 vongole? E impara fissa! Come mai passa subito all'estasi? Zellot! Bentornato come investitore, grazie del supporto mensile. Tra l'altro è apparsa l'animazione figa, ok, perché quella è speciale, quella è speciale. Bentornati, e chi ha ricevuto la sub, trovi la scintilla. Ho sbagliato a usare il femminile, la scintilla per mantenerla. Stiamo lavorando all'animazione, tra l'altro, di chi la mantiene dopo un dono. Grazie ancora a tutti voi e a Zellot. Allora... fissa. Riduce tutte le statistiche di un nemico. Carino. Ma quello che mi chiedo io è... ve l'avevo già chiesto, sentite, ma... oddio. Oggi ho accidentalmente urtato un membro dello staff. Mi ha chiamato idiota e mi ha lanciato con una testata dall'altra parte della stanza. Canestro. Chi poteva immaginare una testata potesse fare così male? Io non di sicuro. Già, esatto. Chi? Contaci. Nah, sei serio? Non ci posso credere. Dimostralo. Va bene, poi mi dici tutto. Ma... noi non lavoriamo. Ma a circa che livello si finisce Omori, ragazzi? Noi siamo al 25. A che livello si finisce Omori? E domanda, esiste un super boss come il tizio dell'aquilone? Omori no, ma Kell lavora lì. Mi sono perso un passaggio per stanchezza scorsa live. Conoscono Kell? Ah, è vero, l'ha detto che lavorava per loro.
Superboss. Parlava del fatto... Eh sì, è vero. Ok, ottimo. Spero vi stiate divertendo dentro l'ultima spiaggia. Chiamateci se vi serve qualcosa. Spero vi stiate divertendo dentro... Ah, oggi stamattina. Come ho fatto a finire in questa topaia? Questa settimana accade una cosa dopo l'altra. Mio fratello mi ha detto di aspettarlo qui, ma non so se tornerà. Conosci un certo signor Josum? Ha detto di dover parlare con lui. Adoro vedere il denaro guadagnato con fatica entrare in questa macchina per non uscirne più. Adoro guardarli sparire nel nulla. Per cento? Ok. È fatta. Molto bene. Un giorno, un viaggio a Las Vegas con i collaboratori. Si fa. E sono competitivo anche nel gioco d'azzardo. Allora. Solo che nella vita reale non puoi fare safe scam. Mm. Tranquilla, Milla, userò i tuoi popcorn. Che così sembra un po' come scommettere le vite dei suoi follower a una mob di mafia americana, però non ci sta. Vai! Ma come per uno? Per 10 ci sta, dai. Sì, ma non si può accelerare sta cosa. No, non va bene. No! Ma non per due!
Peccato. Ma cos'è quel percento a destra? Se faccio una fila sopra prendo il percento, quindi posso fare letteralmente un milione? Quindi ora per due... Ma non è per... Non è per cento, non è vero. È che costa 100, esatto. Ce ne sono alcune che non escono mai. Ma è sempre... No, era quasi finita.
No, devo puntare tutto! Semper Fi. Non ho i soldi. Ok. Perfetto, abbiamo giocato... abbiamo capito che simulativo ha come nella vita reale. Ma adesso io voglio vedere una cosa. Omori, Casino, Max, Win. C'è qualcuno che ha vinto qualcosa? C'è un video di qualcuno che ha vinto tutto? Non c'è nessun video. Accidenti. Ok. Ok. Bene. Via. Waifu Mary, welcome back. LQB, Minato, Jovos, Raffide, grazie di cuore. Xander Valkyrian, anche a te. Il bello è che noi li stiamo aggredendo, è pericolosissimo come cosa. Tu mi ha perso vongole. Aspetta, devo mangiare, ragazzi. Paparapapam. Ok, andiamo, let's go. Abbiamo giocato a una simulazione del gioco d'azzardo nella vita reale. Sono stufo delle slot machine, ma non c'è molto altro da fare qui. Forse dovrei tornare in città. Piccolo combina guai, cosa cavolo stai facendo adesso? Ma non serve per 1000 con 4 slime, servono 5 slime. Allora. Ok. L'hanno trovato, vediamo un po'. Oddio, uno ha vinto! Attenzione, lo faccio vedere. È il momento. Ecco, ecco. Per 10.000. Quindi accelera e ha 1.034.000 vongole. 1 milione di vongole. Bello. Oh cavolo, ho perso ancora. Lo sapevo che questa slot machine era truccata. Ci scommetterei il mio piede sinistro. No, non farlo. Se ti prendo. Io che sto per uccidermi. Andiamo al content.
Volete sapere una curiosità sugli squali o sui citrullini sott'aceto? Se mi date un menu completo, vi dirò tutto ciò che so. Va bene. Ne avevo bisogno. Allora, squali o citrullini? Squali. Grande, allora. Gli squali non dormono. O meglio, restano con gli occhi aperti e si muovono lentamente, mentre una parte del loro cervello riposa. Sono io il lunedì mattina. Grande. Il 14 novembre in America è la giornata nazionale del citrullino sott'aceto. Ricordatevi di mangiare il vostro. Hot dog così caldi che guaiscono ancora. Però l'ambientazione è bellissima, cioè che dir si voglia, i riflessi dell'acqua sul tappeto rosso. Ma ok, va bene. Un camino, il fuoco è bagnato. Il fuoco. Mi ritrovo molto spesso in situazioni particolari. Mi chiedo se questa conti. Sto puntando a grandi vincite oggi. Oh sì, devo pensare positivo. Ho viaggiato fin qui per questa. Fin qui dalla città per questo. Ho bisogno di una vacanza nelle vacanze. Bravo. Che l'altro mi ha dato 900 exp. Loro sono ricchissimi comunque. Yo-ho-ho, un'altra vittoria per me. Oggi è il mio giorno fortunato. Prendi queste vongole, non mi servono. Sono ricca e lo sai anche tu. Ok. Ah, era arrabbiato. Ah, ok. Mi spiace, niente succo di frutta ai minori. Ma come? Mi mancano tantissimo le mie sorelle. Lavorano al sommergibile giallo. Madonna, Yellow Submarine. Ciao, sono nuovo qui. Il lavoro non mi piace, ma amo lo staff. Silker fa sempre battute divertentissime. È proprio un tipo divertente. Devo prendermi una pausa dalle slot. Le mie braccia stanno cominciando ad avere dei terribili crampi. Ok, tu cosa vuoi da me? No. 393 vongole. Ah, è lui. Amico, mi sento male. Sono io oppure tutto è iniziato a girare. Da quando lavoro qui posso permettermi di fare la bella vita. O almeno questo è quello che direi se mi avessero pagato. Bene. Ottimo. You go girl. Ogni giorno facciamo sempre le stesse cose. Ma immagino non abbia importanza. Un lavoro è un lavoro. O almeno lo sarebbe se venissi pagato. Nah, sei serio? Ah no, ok, già visto. Questo tizio vicino a me sta tramando qualcosa di losco, ma non so cosa. Sì, il tasto K rimane lì. Dunque, se i miei calcoli sono corretti, allora... Dunque. Io e le mie sorelle possediamo un piccolo locale chiamato Sommergibile Giallo. Dovresti andarci. Il cibo è delizioso. In before servono pesce. Grazie, Null. Slanky Skywalker 87, welcome back. J. Vart EC. Mike, cosa mi rispondi se ti dico Dayman? Nulla. Non mi dice niente. Colpa mia. Credo di aver preso l'autobus sbagliato. Questo posto non sembrava così nelle pubblicità. L'altro era più
Uomilm. Vinci poi perdi in continuazione, almeno questo è quello che succede agli altri, non vale certamente per me, io perdo e basta, tutte le volte. Guarda, questo posto è una discarica. Ma è carino. Guardate che belle... Guardate che belle le vongole. Ma sei male. Ehi! Non è servito a niente. Ok, andiamo avanti. Questo posto è incredibile, mi sto divertendo un mondo. Beh, sicuramente la fantasia di Sunny è incredibilmente vivida, eh. Wow, pagare per l'esperienza VIP è stata la miglior decisione che potessi fare. Sono appena tornato da un buffet All You Can Spend e ho anche sentito che ci sarebbe stata una cena di beneficenza a base di tofu. Considerami già lì. Ok. Segretino. Oh, mori. So che non è il momento giusto, ma io devo davvero, davvero tanto andare in bagno. Come dico sempre, quando scappa, scappa. Trovato. Aspetta, Omori, mi trovo solo un minuto. Ora ti tirano le lettere dietro, praticamente. Ah, meglio fuori che dentro. Salve belle in busto, hai impegni per cena? Madonna. Che c'è scritto lì? Snalsi è stato qui. Va bene, quindi Sunny comunque di nuovo. Cioè io non sto speculando particolarmente dinanzi a queste immagini, perché adesso è straightforward, è super semplice. Omori si colpevolizza, Omori è il mostro, Omori ha gli occhi rossi e si fissa nel quadro perché ha creato questa immagine di sé, appunto, e l'ha appesa nella sua mente, bla bla bla. Ah, andiamo a vedere lo specchio del bagno, sì, 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 ci sta. Non credo ci sia qualcosa di particolare, ma magari invece sì.
Ah, hai fatto in modo che Kelsey lavasse le mani. Ok, 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 ok. Ma punti esperienza? Beh, figurati. Un'opera d'arte molto costosa e controversa. Un acquario subacqueo. Ma non è figo questo ascensore. Odore di deodorante per ambienti e fumo. Bene. Oh, ciao Mari. Ma salve voi due. Vediamo, se ho capito bene, Aubrey è al quinto piano. Picnic in ascensore, esatto. Perché non funziona? Oh già, mi ero totalmente dimenticato. Abbiamo bisogno di una tessera esclusiva per accedere a questo piano. Hanno ritirato la mia perché la perdevo sempre. Però è ingiusto, sono sicuro che pure a loro capita di continuo. Controlliamo prima gli altri piani. Lo sapevo. Lo sapevo. Porca vacca. Sono Burpmo e amo essere me stesso. Bene. Sono già deluso. Andiamo. Ah, mi sono perso un'anguria, vabbè. Jadith, welcome back. Il capo mi ha dato di dipingere qualcosa, quindi disegno dei fiori. Carino. Sono il campione di sasso carta forbice. Se mi sconfiggerai, ti darò i miei risparmi di una vita. Forbice.
Ah, lei è un sasso. Ma io non ci ho fatto caso che fosse... Non pensavo che fosse... Bravi, avete citato lui. Madonna santa. Una bambola inquietante non appartiene a questo mondo? Ma è Sunny la bambola! È se stesso! Ah, ok, è giusto. Perché... Cioè, mi sento un idiota. Adesso vedo che lo stavate anche dicendo in chat, ma vi giuro, prometto, cuore in mano, non stavo leggendovi in quel momento. E perché stavo alienandomi sapendo di dover interrompere la live a breve. Il cliffhanger è tra un'ora. Faccio i piani, dai. Gli ospiti conoscono bene come mettere tutto su quadro. Avere un lavoro è veramente difficile. Spero che Juan se la stia cavando anche senza di me. Oh, i miei dolci figli sono tutti così impegnati. Faresti meglio non infastidirli in nessun modo. Altrimenti... Vi darò un ceffone così forte che l'altro me lo darà il muro. Oh! È una frase bellissima! Non l'ho mai sentita prima! È fantastica! È fantastica! Oh no! Vongol moneta, è un'arma? No. Ah. Di quanto le aumenta? È il moneta muleto, sì. Ah, ma le raddoppia, quindi? Le raddoppia? Le raddoppia? Lupo, onestamente questo posto non mi dispiace. Per essere gratis è veramente buono. Beh, piscina infestata a parte. Ah, le raddoppia non è male. Visto che ci hanno offerto una vacanza qua, siamo venuti per la nostra luna di miele. Mi aspettavo un posto da 5 stelle, ma... 5 stelle è un cavolo! Questo posto è squallido proprio come sembra. Ho visto la carta da parte staccarsi dalle pareti. Il Fedora. Sta molto bene il signor Joson. Una bulbo talpa. Madonna, il trading online. Alfio, Sig Pubi Battle, grazie. Welcome back entrambi. Anima Maxi, Anita Maxi. Wow. Balditum, Drew, grazie. Oh no, che è successo? È tutto rovinato questo. Uff, prima ho visto la mamma e mi ha soltanto rimproverato. Dice che non le piacciono questi occhiali. Ma non posso mica togliermeli. Sono proprio questi occhiali che mi rendono un... Sombra, i localizzatori sono scemi. Nella loro bravura. Hanno colto un po' l'umorismo di Omori, penso. Mr. Beast. Tutto l'arcante per una dura notte di straordinari non pagati, infatti. Thank you.
lui ha bisogno dell'invito. Non votate a me e ai miei splendidi baffoni. Stavo cercando una festa, ma avrò sbagliato strada di sicuro. Quindi sono tutti fantasmi, ok. È l'impiegato del mese, Hiro. Del secolo. Strada chiusa. Succo di cereale. Vabbè, alcol. Oh, il capo mi aveva messo a lavorare alla sicurezza, ma ha detto che sono troppo gentile. Ho sentito che Burley è diventata capo della sicurezza. Dicono sia impassibile. Ragazzi, io ho due momenti apice della mia carriera di clip su Twitch. Non so se ce ne sono altri a quel livello, ma a livello personale le migliori sono il primo episodio di Outer Wilds e quando anticipo la battuta di Burley. Cioè, quella roba è incredibile. Vabbè, qui serve Obrick, quindi entrerà nel party, perché è quella del mondo della fantasia. No, senza Obrick facciamo poco qua. Serve backtracking. Serve assolutamente backtracking. È il momento giratina shiny, ovviamente. Occhio, questi sono pericolosi però, eh. Fermi un po'. Infatti. Oh merda. Due non me li aspettavo. Ok. No, ho sbagliato! Madonna, mannaggia i miei tic. Non ho mai avuto 10 nelle recenti partite. Ok. Addio. Sì, questa è una cosa segreta. Non pagati, ovviamente. Va bene. Allora per ora ci fermiamo qui. Perdonatemi, ma sappiate che ne varrà comunque la pena, eh. Perché non volevo, cioè, le opzioni erano o togliere questa live o farla breve. E ci sta. 1:20. Purtroppo si stoppa. È importante che io mi metta a lavoro anche su altre cose. È un dramma, ma è necessario, perché purtroppo poteva non esserci la live oggi e devo farlo. Però intanto sono cominciate le due live a settimana
e le cose miglioreranno e certamente ci saranno live più lunghe, ovvio. Alla prossima, ragazzi. A presto. Alla prossima.